Fabrizio da Buno ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio da B2 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendezvous avec House Flipper. Andiamo, let's go, continuiamo. Allora, vediamo un po' cosa ci offre il mercato immobiliare. Let's check. Allora, prendiamo qualcosa. Allora, dov'è? Prendiamo questa qua. E vediamo un pochettino se riusciamo a se riusciamo praticamente a a trarne un po' di profitto. Ok, iniziamo. Ovviamente ricordiamoci sempre di controllare il giardino. So, as I say every time, you have to check the garden first and see if the garden needs maintenance or not. And if you are doing a career, you will grow up and unlock the garden garden's ability. Et alors, comme je dis toujours quand on commence à jouer à House Flipper, c'est de donner un coup d'œil et voir si le jardin nécessite de maintenance. Et puis, si vous êtes au début de la carrière, vous allez aussi gagner des points d'habilité dans le jardin. Et donc, vous allez aussi débloquer les objets pour travailler beaucoup mieux dans le jardin. Vous allez aussi gagner des points extra et des habilités dans le jardin. Jardin. Qua, je manque de qualcosa. Dove? C'è qualcosa qua? Oui. Mi sembra. Qua sulla mappa vedo qualcosa. Oh, vabbè. Allora qua, beh ovviamente, ah qua c'è anche un bunker. Here there is the entrance of a bunker. There are a lot of crazy people on this game. Ecco qua, questo qua l'abbiamo tolto, qua ci stanno. Ecco qua. Ok, abbiamo quasi finito qua.
Et là, j'ai découvert l'entrée d'un bunker. Je ne sais pas si c'est correct la prononciation en français. Je vous demande pardon, excusez-moi. Mais mon français, il n'est pas si bon. Et alors, quoi? Ecco qua. Stanno. Approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che state permettendo a questo canale di crescere. E approfitto per ringraziare soprattutto voi che durante le repliche state facendo crescere questo canale. Et alors, je vais profiter pour remercier à vous tous que suivez le canal quand je suis en réplique. À vous. Merci. Merci beaucoup. Et donc, j'espère que vous allez bien aimer le format du soft gaming. Allora, qua mi sembra che... Ok. E allora... Va meglio, ok. Allora, qua abbiamo raccolto tutto e cominciamo. Come sempre, ovviamente, ricordiamoci sempre di pulire per bene tutto il giardino. Mi auguro, come sempre, di farvi della buona compagnia e io con voi mi sento in ottimissima compagnia. So I hope that you will enjoy my company during my live streaming or during my rerun. I hope you will enjoy my way to play games and making live streamings, and I hope you will feeling better, relaxed while watching my contents. Allora, je disais que j'espère que vous allez bien aimer ma façon de faire les directs. J'espère que vous êtes en train de bien aimer le soft gaming. Et j'espère que vous vous sentez relaxé pendant mes directs ou quand vous regardez mes répliques. Ici sur Twitch et même sur mon canal YouTube. Merci beaucoup. Et alors, quoi? Continuiamo. Ho messo un po' più veloce. Quindi questo tagliaerba dovrebbe essere semitrazione, cioè che il motore trasferisce anche parte della potenza. Aspetta, però qua devo chiudere. Io che il motore trasferisce parte della potenza alle ruote e quindi ci permette di poter fare meno fatica. So I think that this grass cutter is half movement. Has a half traction. It means that the engine will let the wheels let them move.
So I will push and I will do a half of my fatigue. Sbagliato, lasciatura. Buffet, come buff the geese. Buff the geese. Il mitico Alberto Bisi. Che saluta, non so se mai dovesse capitargli di guardare questo video. È proprio potente con questo toglierba. Ah, ma esce la miseria. Ok, mi sembra di aver tagliato quasi tutto qua. Tutta l'erba, quasi quasi. La finisco di tagliare a settore. I will finish cutting the grass by sector. E allora je vais terminer le coupage de l'herbe. A secteur. Chi è che paga? Qui là, carissimo Alfredo. Buon pomeriggio. Da quanto tempo non ti vedo? Praticamente qualche giorno, come stai? Io qua ho già approfittato per fare un po' di manutenzione qua. Che qua house flipper. Da sempre filo da torcere. Allora, iniziamo prima a pulire l'asina, come dice il mitico Fernabus. L'asa o l'asina, come dicono gli amici toscani. Ovviamente le finestre si possono chiudere. O meglio, per poco la finestra dall'interno, ovviamente. Giustamente. Ah, qua ci sono le ragnatele. Ai ai ai. Ai ai ai. Che qua c'è sta munizia. Ovvero ci sono rifiuti. Chiudi, ah, ecco, vedi? Chiudi. Quindi queste sono fisse, ok. Oh, qua dobbiamo mettere anche un po' di qualche cosa, c'è cosa. No pic, no pic a do. Eccola qua. Chiudi, chiudi. Già decisamente meglio. Prova a riavviare, prova a premere F5 se stai guardando il video. Almeno io qua nel monitor, vediamo un po'. Ok, funziona. Credo, mamma mia, che macello. Funziona o si è bloccato? Resta ancora bloccato. Qua abbiamo l'altra entrata del bunker. Vediamo un attimo.
noto che funziona. Vedi che forse avendo messo la risoluzione in 2K può darsi che ci impiega un po' più di tempo prima di funzionare. Infatti sto utilizzando per il momento in via sperimentale la risoluzione 2K. Ma stai guardando dal cellulare per caso, Alfredo? PS4 e funziona, adesso è rimasto ancora bloccato perché io mi sono affacciato da un monitor, diciamo così, e ho notato che, diciamo, funziona. Ah, mi ricordavo sta casa qua. È una di quelle disastrate, ma che poi danno soddisfazioni. Prova a vedere se da cellulare o da PC se ce l'hai funziona, perché altrimenti vuol dire che la risoluzione in 2K non è supportata da PS. Da PS, quindi PS4, quindi non posso utilizzare sta cosa. Aspetta un secondo, vediamo se riesco a modificare la risoluzione. Allora, faccio un riavvio rapido rapido della live.